E mentre vi faccio fare una breve perillustrazione di un Vis, compreso quello che siamo andati a vedere l'ultima volta, Insidious, la porta rossa. Ed è quello che abbiamo visionato oggi, e è una saga che ho un po' perso negli anni, perché mi ricordo il primo film, che era una strafigata, il secondo, a parer mio, non che fosse stato troppo malvagio, però non aveva né superato il primo, né tantomeno guagliato. Quindi bella broschi loschi, e direttamente dal Cineplex di Pontedera, come se mi pagassero per fare degli sponsor, siamo qui per annunciarvi questa nuovissima, fottutissima video recensione. Allora, Flash si inizia così perché siamo al quinto capitolo della saga e le cose riprendono in realtà dal secondo capitolo della saga, perché gli ultimi due film che avevamo fatto di Insidious, uno del 2018, l'altro non mi ricordo di quando, erano tutti quelli che ripercorrevano le vicende prime al primo film della saga, quindi parenti, perché è tutta una cosa familiare, è tutto un inciucio familiare tutto questo. E si riprende tutto in una maniera perfetta, perché i dialoghi sono costruiti strabenissimo e soprattutto si riesce di nuovo a riunire tutte le vicende familiari con tutte le cause che ci sono state di mezzo per riallacciarle di nuovo e ritornare in questo capitolo della saga. Ma non si fa in una maniera banale, anche perché lo si fa da poi la testa, la visione di quello che è in realtà uno dei protagonisti di questa saga, ovvero il padre, al suo esordio da regista, che comunque gliene diamo atto in questo caso, e nel minimo nella mia divisione, non so nella tua, poi magari chissà. E comunque questa penso al 90% sia una cosa stravoluta, ovvero che cavolo, ti fai i primi due film della saga, che comunque hanno segnato anche una buona svolta nel cinema horror, buona svolta sempre a livelli minimi, ma si tratta di un film horror che è piaciuto agli amanti di questo genere, che riprende bene o male le situazioni tipo spiritiche della casa, i casi più strani con mostri vari, ma si fa con delle tecniche che funzionano e soprattutto con delle cose studiate anche a livello di jump scare, per riuscire a fare dei salti, a far fare dei salti agli spettatori, e questo ci riescono benissimo. Infatti viene ricordato con delle immagini classiche appartenenti a questo film, che in questo capitolo della saga vengono subito spiattellate in maniera anche giusta per un po' commemorare e riportare alla luce quelli che erano i vecchi capitoli della saga, all'inizio con i disegni di quello che è in realtà il nostro vero e proprio attore principale, ovvero il figlio loro, che ormai è cresciuto, si sta rifacendo una propria vita, non ha idea di cosa è successo nella sua vita per buona parte degli anni suoi, dell'infanzia, perché è stato in coma, ma noi sappiamo dalle vicende del film che c'è molto alto dietro. Lui non lo sa, però ha comunque delle visioni, e nella sua fase artistica, dove scava nel suo inconscio, riesce bene o male a riprodurre quelle lì che sono in realtà le immagini che vediamo, appunto alcune parti del primo film e altre che continuano un po' la vicenda, ci fanno vedere sempre di più cosa c'è in questo mondo mistico, fino a che tutto questo sfocia nella sua proiezione astrale. Ed è molto particolare questa cosa, uno perché mi fa riflettere a me personalmente per un po' di vicende che stanno succedendo di recente, ma soprattutto perché in tutto questo è come se praticamente l'anima nel momento di sogno, quindi nel momento di inconscio, riesce a uscire fuori dal corpo e riesce a muoversi fra le stanze anche di chi non sta dormendo, e intrufolarsi un po' in tutte le cose, come fanno gli spiriti, come fanno i poltergeist, quindi aprono le porte, muovono le cose anche. Tutto questo però lo fa nell'altro mondo che abbiamo visionato sin dai primi capitoli della saga. Quindi è sempre più scuro, c'è la nebbia e soprattutto non sai chi c'è dietro l'angolo, e qui stanno jumpscare, perché c'è da dirlo principalmente, il film è bombardato da jumpscare, che sono
Belli, belli. Almeno io li vedo da cinema e si sa che danno questo grandissimo effetto. Per questo anche bisognerebbe incitare le persone ad andare in cinema. Il sound sembra una cavolata, non gli si dà importanza. Per chi fa musica, ad esempio, un po' ne sa in realtà perché le casse vanno posizionate in un modo, il suono deve arrivare, i jumpscare in questo caso funzionano, è una roba strastudiata per il cinema e di effetto che funziona, soprattutto anche poi anche per il resto, insomma, perché fra DVD, fra streaming, fra piattaforme che si stanno prendendo tutto, riesce a proseguire la saga che comunque stava andando a sfumare in delle altre piccole particolarità, che non dico che sia nemmeno sbagliato, perché uno si prosegue nel scovare cosa c'è dietro questo mondo, cosa c'è dietro i personaggi, cosa c'è dietro personaggi che adesso non ci sono. Quindi si entra nella psicologia. Un film che va molto sulla psicologia dei loro personaggi, presenti le sfumature della particolarità caratteriali, come nelle serie TV, ci deve essere quello che c'ha quel ruolo, quello che bene o male è un pochino più scontroso, per dirti, quello che c'ha una personalità totalmente differente dall'altro, perché bene o male si combaciano gli elementi. Come un personaggio importante è quello che in realtà, facendo un piccolo passo indietro rispetto a quello che vi ho detto prima, si conosce tramite lui che viene accompagnato da suo padre, che in realtà scopriamo che ha perso i rapporti da anni e anni perché lui probabilmente stava passando altri complessi al quale proprio in questo film riesce un po' ad arrivare a fondo e ovviamente si tratta di cose un po' bruttine legate sempre al mistico. In ogni caso, la classica scena iniziale tipo "Ehi, io comunque sono tuo padre, ho cercato di fare delle cose per te, delle cose che tu non hai idea perché te adesso sei il bel mondo per me", un po' inconsciamente queste cose perché trasparono sì e no, però il figlio che "no, ma tu sei un padre che te ne sei andato, ti sei allontanato", insomma si percepisce quest'aria molto pesante nella famiglia. Lui è divorziato da quella che era sua moglie, insomma tante cose sono cambiate ed è bello, è giusto, è bello anche come in realtà si riunisce il tutto, perché sai, quando si tratta di un film, che in un film c'hai un tot minutaggio e devi riuscire a combinare un po' tutte le cose, non è semplice. Quando lo fai in una maniera buona, che in questo caso, come vi dicevo prima, è aiutata tantissimo dal dialogo, perché ci sono dei dialoghi che ti riportano semplicemente a quella risposta che ti fa pensare, che però è inerente a quello che deve succedere nel film, è quello che deve dare la svolta al personaggio di dire "ok, cambiamo qualcosa o proviamo a fare una scelta diversa da questa". Mi sto dilungando e mi stanno distraendo. Quello che volevo dirvi anche rispetto ai personaggi che prendono parte, anche questa new entry, che è la ragazza che si trova catapultata nella stanza del ragazzo che in realtà si è spostato per proseguire gli studi, ovviamente andrà a fare cose di tipo artistico. Quindi si prepara una vita al college che ovviamente non vuole fare, e però in stanza, mentre sta dialogando con suo padre nell'apice delle loro discussioni, entra questa ragazza che in realtà sarà quella che è una pedina fondamentale per lo svolgimento delle vicende del film, perché è quella che la sostiene. Ecco, in questo caso anche nuovamente abbiamo un personaggio molto particolare perché è una ragazza davvero tanto sveglia e simpatica, sociale, che riesce a sbrogliare il nostro protagonista che in realtà è introverso. Come vi dicevo prima, una personalità che è differente dall'altra, però funziona nel contesto del film per poter mandare avanti le vicende. Infatti si prenderà cura di lui quando vede che sta facendo questa proiezione astrale, sta entrando in questo tipo di cose, quindi con l'anima che si distacca cerca di fermarlo, di dirgli "ehi, torna indietro, guarda che è difficile, la prossima volta sarà un casino magari perché le vicende si aggravano, perché non potresti tornarne", insomma lo mette in guardia. Ovviamente le vicende si aggravano per suo volere o non per suo volere e così va avanti il film, in mezzo a visioni ovviamente di lui, tra cose che gli succedono attorno con altri personaggi, e vi ripeto, fra un sacco di jumpscare che devo dire, per quanto in quel momento ti stai aspettando che succeda qualcosa, riescono comunque a tenere quel livello di tensione e ad arrivare quando meno te l'aspetti con cose che non ti aspetti in realtà.
Vi ripeto, l'elemento fondamentale di questo film che vince per questo è proprio che riesce, nonostante, detto magari semplicemente così da persone che non l'hanno, a persone che non l'hanno visto, una trama molto più simile ad altre. In realtà è proprio nelle vicende, nelle particolarità, che si riesce a differenziare e a fare quello che in realtà è un film. E vi ripeto, ci sono delle cose che possono anche fare riflettere, perché si attaccano a cose che in realtà sono veramente esistenti, queste cose dei viaggi. Ora non so fino a quanto, non sono così cosciente da dirvi quanto, perché non li conosco così a fondo. Però vi dico che, aia, 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 è una cosa da tenerci l'occhio, che in questo caso viene usato in un film horror, ovviamente con un buon finale, ma soprattutto un film che riesce di nuovo a riproiettarti in un immaginario che è stato creato e che ha preso, diciamo, parte al suo piccolo mondo, come si fa adesso nella storia del cinema. Il primo film è stato fatto da chi ha fatto pure Soul Enigmista, Conjuring, perché il mondo in realtà è anche un po' quello. Con questa cosa dell'altro mondo, non so se in un futuro si potranno ricollegare. Io faccio sempre questa cosa del multiverso, dato che ormai è nelle menti di tanti. Non so per quanto riesca a funzionare cinematograficamente questa roba, ma dato che, bene o male, quasi tutte le proiezioni sono di film sui supereroi, dico, ah, ci sta comunque, può essere una cosa vista da un'altra prospettiva. Io non la disprezzo. Comunque non c'è questo nel film, sicché anche per chi non gli va tanto a genio la cosa, si distacca completamente. Questo è semplicemente un discorso che vi faccio io a parte. In ogni caso mi è piaciuto davvero tantissimo e riesce ad essere un film horror a tutti gli effetti, senza necessariamente quella parte di splatter che, ahimè, io ricerco in realtà tantissimo dei film, però non ho sentito la necessità, non ho sentito la mancanza. Ecco, e questo perché comunque il film è davvero cupo, davvero scuro e le immagini possono suggestionare tanto. Vi dico, gli scenari, alcuni erano forse più terribili nei primi due capitoli della saga e in questo un minimo, minimo, minimo perde. Però vi ripeto, è retto da tante altre cose che in realtà ci dovevano essere in questo film e dovevano essere l'elemento fondamentale per una nuova ripartenza da tutto questo. Un'altra cosa che mi dispiace è che tanti dei personaggi mostruosi, cattivi, in realtà sono stati messi un pochino da parte rispetto a quelli che dovevano essere dei primi film originali. Forse per dare un pochino più luce e spazio alle nuove vicende, appunto, dei protagonisti, come vi dicevo, più altre new entry piccole. Però sì, ci poteva essere fatto di più, si spera che nei prossimi film sì, e sicuramente non è una cosa che è andata a genio magari ad altre persone che si sono andate a vedere questo film. Non lo so, perché quando parli di queste cose devi essere sempre con la testa che tanti altri la pensano diversamente da te, ed è questo anche il motivo per cui, arrivando alla fine di questo nostro viaggio piccolo insieme appassionati, nel possiamo farlo. Vi dico che se la pensate diversamente, o comunque se avete un'opinione, se avete delle curiosità da dire, io vi lascio sempre questo piccolo spazio. Ci sta che torneremo in futuro a parlare pure di Insidious e ci riallacciamo anche a questo capitolo della saga, che comunque vi ripeto è stato bello interessante. E per il resto, niente, fatemi sapere cosa. Mannaggia, il singhiozzo tutto questa sera, oh. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete seguirmi, andare a braccetto, un zoppo insieme a Street e oltre, sapete come fare, cioè. E noi ci becchiamo a un prossimo fottutissimo video. Se possiamo farlo, figli di puttana. Mai. Yes!